Buonasera, eccoci a commentare la vittoria degli Spurs per 7-4 nella quinta giornata del girone A. Siamo con il man of the match Emanuele Caruso per lo Spurs, che ha fatto una tripletta e ha giocato benissimo, soprattutto in fase offensiva, aiutato la sua squadra a portare a casa questa bella vittoria. Sì, oltre ad essere migliore in campo sono contento soprattutto per la vittoria, perché finalmente dopo una serie di pareggi finalmente l'abbiamo centrata, ci siamo sistemati un po' in campo, abbiamo trovato già una buona organizzazione. Potremmo dire la nostra questo torneo senza... Sicuramente gli Spurs sono l'unica squadra imbattuta in questo torneo che miracolosamente più di una volta ha raggiunto il pareggio negli ultimi minuti, grazie anche a te. Stavolta invece siete stati concentrati sin dall'inizio e infatti avete portato a casa una vittoria strameritata. Siamo andati sistemati rispetto alle altre volte, perché giustamente non conoscevamo nessuno. Ora abbiamo trovato una certa organizzazione, infatti i risultati si sono visti già dalla partita precedente, che purtroppo ci è mancato solo il risultato. Va bene, allora ringraziamo Emanuele Caruso, complimenti, a presto con i Golden Boys. Ed eccoci con Giovanni Crisafi dei Golden Boys. Giovanni, siamo qui a commentare un'ennesima sconfitta. Dopo un inizio del torneo molto bello, siete andati sempre più calando. Oggi veramente abbiamo visto un gioco un po' migliore. Avete fatto 4 gol, quindi avete realizzato più gol e abbiamo visto anche una maggiore compattezza. Però sempre gli avversari anche questa volta vi hanno sopraffatto, soprattutto nel primo tempo. Si è detto bene, eravamo partiti bene e poi ci sono stati dei momenti fino ad oggi diciamo critici, però oggi con tutto ciò che abbiamo perso non ci siamo arresi, abbiamo cercato di giocarli. Nel primo tempo abbiamo subito, continuava ancora la fase diciamo negativa, però nel secondo tempo siamo riusciti a creare qualcosa e mettere in difficoltà l'avversario, anche se comunque c'è stato un giocato contro un avversario come dicevi prima tu, non hanno perso ancora ad oggi, non hanno perso, però sono molto veloci e ben organizzati. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. No, sicuramente c'è da dire che la squadra c'è, l'abbiamo sempre visto, soprattutto in attacco, avete il bomber 2 forse uno dei migliori attaccanti del torneo. Oggi avete sistemato un pochettino il centrocampo. Sì. Diciamo che dovete migliorare tra appunto il centrocampo e soprattutto la difesa, la dovete registrare perché ormai prendete veramente gol da tutte le parti. È meglio registrare perché il quartiere c'è, anche singolarmente ci siete, dovete trovare un meccanismo migliore di squadra. Ma sì, siamo una squadra che ci stiamo appena conoscendo. La prima esperienza, non ci conosciamo tutti, speriamo più in là di creare un gioco di unione e di sentire. Un'ultima domanda, all'inizio si poteva dire che puntavate per la Champions se non per la vittoria, adesso i vostri piani si sono un po' ridimensionati per l'Europa League? Diciamo che da questo momento in poi non guardiamo più la classifica, guardiamo più il gioco di squadra, deve conoscerci, ritrovarvi, anche se non riusciremo a qualificarci in Champions League. Cioè, concorreremo per l'Europa League, ma d'altronde siamo nuovi, non possiamo pretendere diciamo cose eclatanti, però siamo qua e ce la giochiamo. Va bene, ringraziamo allora Giovanni, lo ringraziamo nuovamente, grazie per la presenza.